Domani è un nuovo inizio, riparte l'attività scolastica. Sono ancora tante le preoccupazioni dettate dal difficile periodo a causa dell'emergenza sanitaria, ma nonostante questo le scuole si stanno organizzando in modo da garantire un rientro in piena sicurezza per tutti gli studenti. Tra mascherine e ingressi scaglionati mancano ancora gli ultimi accorgimenti. Da quando la scuola ha chiuso i battenti nel mese di marzo, gli studenti sono stati costretti a proseguire le lezioni online per garantire il distanziamento sociale in un momento in cui i contagi salivano a ruota libera. Adesso possono tornare tra i banchi, nonostante questi siano monoposto e distanziati l'uno dall'altro. Sarà sicuramente un anno particolare che presenterà indubbiamente delle difficoltà, ma è importante continuare a garantire un sistema scolastico funzionante. Questi, come avete potuto vedere, sono gli ultimi accorgimenti che stiamo facendo. La scuola si sta organizzando in base a quelle che sono le direttive ministeriali e quindi con tutti i protocolli che osserveremo in tutti i vari plessi. E in ogni caso, per quanto riguarda questo plesso in particolare, parliamo dell'8 marzo, abbiamo fatto in modo di realizzare delle classi molto ampie, quindi di due classi ne abbiamo fatto uno in quasi tutte le lezioni. Certo, delle criticità rimangono, ma sono dovute al fatto che ancora in qualche classe non sono arrivati dai banchi da parte del Ministero, però possiamo dire sicuramente che grazie alla sinergia che c'è stata con l'amministrazione comunale siamo riusciti veramente con un'accelerazione bestiale a ripristinare quelli che erano la logistica in particolare, quindi ampliamento, uscite di sicurezza e cercando di mettere la scuola a norma. E se un bambino dovesse presentare dei sintomi, manifestarli, come siete organizzati? Beh, anche questo, intanto dobbiamo dire che all'interno di ogni istituzione scolastica è stato nominato un referente Covid, poi ogni plesso ha il proprio referente Covid e purtroppo, ahimè, in ogni plesso c'è la stanza Covid. È una stanza che non si deve immaginare come una stanza delle torture. Speriamo di fare una stanza abbastanza accogliente, che possa mettere i bambini come dire, in una relativa tranquillità. È chiaro che se viene individuato, noi non facciamo diagnosi di Covid, però se individuiamo un bambino sospetto che ha la febbre o i sintomi e viene messo, come dire, tra virgolette, in un termine brutto, isolato all'interno della classe, in attesa che venga il genitore che poi provvederà a quelle che sono le visite specialistiche o il pediatra o mettersi in contatto con l'ASL Modicana. E per quanto riguarda gli ingressi, saranno scaglionati? Sì, gli ingressi saranno non solo scaglionati come orario, ma saranno diversificati in base a quelle che sono le esigenze fra infanzia primaria e secondaria di primo grado. Faremo in modo che la primaria entrerà ad un certo orario, l'infanzia anche, la secondaria di primo grado in orari e ingressi diversi. Ogni scuola è attrezzata nel caso in cui, se ci dovesse, speriamo mai, avere un caso, noi siamo in grado di poter isolare una sezione senza chiudere le altre, in piena sicurezza.